Restiamo sempre in tema culinario. Al Salone del Gusto di Torino, i ragazzi di Stasera Cucino Io hanno fatto vedere il lavoro che stanno portando avanti. Salone del Gusto di Torino, protagonista anche Stasera Cucino Io, il progetto del comune di Terranuova Bracciolini che con l'arte culinaria e la socializzazione fra ragazzi e persone diversamente abili può aiutare a far integrare meglio le persone disabili nella società. L'essere qui oggi sicuramente è una gratificazione enorme per questi ragazzi che si impegnano tutto l'anno proprio a partecipare, come diceva lei, a questo corso di cucina. Corso di cucina che è una parola forse anche troppo alta, diciamo, però per noi è diventata veramente una quotidianità, è diventata un modo per apprendere quello che poi nella vita tutti noi facciamo, cuciniamo e mangiamo logicamente, e lo fanno forse divertendosi e lo fanno però anche con tantissimo impegno. Questo è un progetto che è nato quasi nella casualità, è nato con la voglia da parte del Canto del Maggio, il ristorante Canto del Maggio a Terranuova e il Comune di Terranuova, di fare qualcosa di diverso. Da parte del ristorante c'era il desiderio di poter dare un'opportunità, da parte del comune c'era la voglia di non fare il solito progetto assistenziale per le persone disabili, ma di voler dare praticamente attraverso quello che è il mondo del lavoro vero un'opportunità di crescita. Questi due mondi si sono incontrati e ne è nato il progetto Stasera Cucino Io. Diciamo che questo è un progetto per loro, la partecipazione a Torino è come l'esame finale, è un esame finale del loro percorso di apprendimento e dove loro appunto adesso porteranno un piatto anche un po' particolare, però loro sono partiti da imparare quella che è la cucina di base, semplici piatti, anche la stessa pasta in bianco, perché insomma presuppone comunque la conoscenza di quanto la pasta va cotta, di quanto l'acqua va salata, e a cucinare addirittura anche una buonissima vellutata, quindi credo che adesso possano essere chiamati dei cuochi veri. Questo progetto non ha valenza enogastronomica, più che altro valenza sociale, ricordiamolo. Sì, diciamo che sono due mondi apparentemente tanto diversi, ma che si sono incontrati e vanno estremamente d'accordo. Diciamo che la valenza sociale è quella appunto di dare a loro degli strumenti, di dare a loro delle opportunità per stare appunto nel mondo della normalità. Poi, e quindi è stato più la gastronomia che è venuta incontro a loro e gli ha dato delle opportunità. Poi dall'altra parte è stato forse più loro che hanno dato qualcosa alla gastronomia, perché come dice sempre la Simone, nei loro piatti c'è anche un po' di anima e quindi che non fa mai male.